abbiamo già dato come Corte Costituzionale, risolvendo i conflitti di ammissibilità. Per il resto è una riforma che ovviamente incide sulla Costituzione in maniera relativa e va completata con provvedimenti che, secondo una sequenza diacronica, devono seguire, perché se fossero stati anticipati sarebbero stati anticipati virtualmente, quindi noi, secondo il giudice costituzionale, avremmo detto provvedimenti a rilevanza eventuale ed ipotetica. Per il resto, sì o no, se lo chiedete a Mario Morelli non avrebbe nessuna importanza, se lo chiedete al Presidente della Corte Costituzionale è opportuno non sbilanciarsi, perché rischierebbe di essere, avere il significato di un'indicazione. C'è un mezzo pieno e un mezzo vuoto da ogni parte, e vedremo come andrà, insomma.